Kinder invece a me non sembra frutto della stessa dinamica che voi leggevate in altre cose. In realtà Tinder ha una caratteristica, è molto stile gamification, no? Cioè è gratis, però per avere un vantaggio competitivo pago, cioè esattamente come tanti giochini. Ma mi sembra meno rappresentativo del capitalismo delle piattaforme di un Google, di un Facebook, che hanno modalità diverse, so che estraggono dati e informazioni e mettono a valore quello. Perché in realtà quello che dicevo, pensavo di Tinder, poi anche di Grindr, è che in realtà il denaro non è il veicolo principale. Nel senso che alla fine io, in realtà, alcune persone su Tinder... Però il capitale sessuale, il capitale erotico, comunque non è tanto un capitale. Sì, il problema è che a volte la critica al capitalismo scambia gli elementi di psicologia sociale con elementi di capitalismo, mentre invece alcuni fenomeni proprio nell'ottica di liberalizzazione del desiderio, le piattaforme sono molto interessanti perché hanno un potenziale di socializzazione e di organizzazione e di possibilità di riconoscimento delle persone, di creare comunità enorme, e poi hanno un potenziale anche di però io non credo enorme. Che sia così perché non credo che Tinder sia la credo sua, che la in ogni caso è come Airbnb Couchsurfing. Credo che non possiamo parlare di una potenzialità intrinseca a una piattaforma. Ah, nel senso che no, diverso. Gli strumenti sì, in un'organizzazione economica che può funzionare anche al di fuori delle dinamiche prettamente capitaliste. Beh, ma nel momento in cui le piattaforme sono disegnate per funzionare all'interno di un sistema capitalistico. Internet è il territorio di scontro di queste culture diverse, di questi approcci economici diversi. Ci sono, dentro Inter c'è una cultura estremamente collettivista e anche di emancipazione, ci sono, ed è il luogo principe dello sfruttamento economico. Per me è molto difficile pensare che all'interno del capitalismo ci siano veramente delle isole felici che però si muovono direttamente contro, cioè si muovono direttamente contro. Cioè Internet è tutto frutto del capitalismo, forse oggi è un po' perso, però è nato con delle istanze interno molto diverse. È nato, cioè l'infrastruttura è nata come organizzazione, cioè come tecnologia militare. Quelle istanze non ci sono più. Poi ci sono in minorità, in minoranza forse. Se no, cioè nel senso non esiste un contropotere rispetto al potere? No. No, non esiste. Allora, all'interno del capitalismo è difficile. Allora perché siamo un pensiero unico è assolutamente dominante e surclassa tutto. Io sono molto interessato proprio a uscire da questa situazione, per cui rilancio il discorso del che fare, perché lo status quo è assolutamente inaccettabile. Se noi guardiamo la società attuale, è divisa in bolle che hanno dei... ciascuna di queste bolle può avere dei soddisfacimenti parziali ai propri desideri, molto molto blandi e molto molto slittati rispetto al significato stesso di desiderio, che è quello di palliativi, surrogati, eccetera, eccetera. E invece sono molto interessato a come possa avvenire una transizione, cioè si tratta di approfondire una critica del sistema attuale. Non puntare sul fatto che tu hai la tua comunità che ti soddisfa, quell'altro ha l'ambientalismo di salotto, quell'altro ancora ha la sua comunità LGBT per cui si trova bene e così. Allora, questo significa, come dire, dar ragione a un capitalismo che ha ormai integrato tutte le istanze, ma esclude una parte rilevante della società, cioè almeno un terzo di persone non hanno i mezzi esistenziali per poter praticare qualsiasi forma di desiderio. Però mi sembra che in realtà l'idea di una possibilità di liberazione dal lavoro sia davvero il sogno che viene proposto oggi al capitalismo. Nel senso che io sono tormentato da pubblicità oggi di trova il modo di fare rendite passive e vivere alle Canarie, o di vai, io lavoro in Thailandia 3 ore al giorno. Cioè l'ideale oggi non è più neanche quello del riconoscimento del lavoro del grande manager, l'ideale è quello della rendita passiva, della liberazione del tempo e della liberazione per poter consumare di più. Ma... beh, allora, e qua secondo me la facciamo troppo facile, perdonami. La facciamo troppo facile perché invece, guarda un po', poi la... per quello io penso che il capitalismo ogni tanto soffra un po' di miopia. So che ad esempio, poi uno può dire, è la nuova frontiera, il modello che viene è l'ibridazione tra...
centratura, consapevolezza di sé, che la filosofia del surf, meditazione, eccetera, e devi avere tempo libero per trovare se stesso. E quindi cosa fai? Ti butti sulla finanza. Questo è ideale, poi magari c'è una differenza. No, hai ragione, cioè, è già il secondo intervento che comunque critica giustamente il mio discorso sul fatto che il capitalismo invece sarebbe questo modello weberiano dell'etica protestante. E avete ragione voi. E dall'altro lato c'è il problema che il sogno di rinunciare al lavoro, cioè tra quel sogno americano dell'uomo che si realizza e poi a un certo punto può vivere di rendita, rimane comunque appunto, se vuoi l'obiettivo è lo smettere di lavorare, ma di fatto per arrivarci devi farti un culo così. E intanto che puoi provare anche col poker online. Prova pure, dopo un po' la maggior parte delle persone si rende conto che è diventata dipendente da gioco e che ha speso un sacco di soldi e li ha persi. Ma poi diventa un lavoro pure quello, tra l'altro. Soprattutto se non sei, se non hai la possibilità di buttare un sacco di soldi nel cesso e sapere che si vince o si perde. Se invece hai un capitale limitato e provi a investirlo dietro a questo sogno di liberarti dal lavoro, te lo dà davvero il capitalismo? E quello, cioè, è la carota, intanto c'è un bastone grosso così con cui continua a percuoterti. Parlavo di dicevo che era interessante come... ma possiamo appropriarci di questo immaginario, cioè immaginando invece una società in cui questa cosa è garantita, non è un rischio, non è l'azzardo, ma è una cosa... Questa cosa qua infatti non va sanzionata, cioè non puoi dire alla gente sì, no... che è quello che invece farebbe la sinistra e socialdemocratica e stalinista, di dirti no, ma... Quell'immaginario, come dire, quell'idea di... desiderio lì è in qualche modo è sbagliata, perché invece... colpevole di quel desiderio, no? Esatto, invece con il duro lavoro costruiremo una società basata sulla temperanza e l'uguaglianza, eccetera. No, invece dire no, questo desiderio è più che legittimo. Te lo diamo in modo molto più garantito rispetto a quanto non te lo dia il capitalismo, che ti dice che devi provarci da solo, devi essere pronto a rischiare il rischio dell'imprenditore, eccetera, eccetera. Io ho l'impressione che soprattutto queste forme di... appunto, gioca al videopoker, scommetti la schedina, queste cose qua, per liberarti, vengano, chiaramente, sono sogni, mettiamolo così, inseguiti mediamente da quelle classi di persone, da quelle persone che ne hanno in realtà meno i mezzi per farlo. Cioè lì c'è una, secondo me, una coincidenza fra gli strati più alti e gli strati più bassi, in un certo senso. La classe media resta lì in qualche modo a significare invece un'altra etica del lavoro, molto diversa rispetto a... Però se guardi anche a livello semplicemente di consumo e di gusto... Fisher parla proprio, penso fosse Fisher, ma insomma qualcuno parla di come se guardi casa di Trump non sembra la casa appunto di come ti immagini l'alta borghesia, è un arricchito, cioè sembra, cioè è kitsch certo, da morire, certo. E se guardi chi legge Novella 2000 e chi ci compare hanno chiaramente la stessa estetica, ed è strano, no? Perché alcuni sono al vertice della società e altri sono i poveracci. E questa cosa qua è interessante perché lì il capitalismo punta a creare questa forbice totale fra una classe, cioè una brasilizzazione del mondo in cui c'è chi vive nel superattico e sotto alle bidonville, e comunque tutti saranno accomunati dallo stesso sogno, perché anche il videopoker è la versione cheap, mentre comunque investire in borsa è la stessa cosa, solo che lì te lo puoi permettere e butterei un sacco di soldi in eccesso sapendo che comunque non ci rimetti tanto. Ma la dinamica della bolla finanziaria è globale, cioè prescinde dalla classe, nel senso che ci stai dentro sia che tu sia al vertice sia che tu sia proprio in... Volevo tornare un po' su quello che dicevi tu. Per quello che ho capito, trovo condivisibile un po' questo tuo fastidio. Ma un po'. Un alert. Questo alert che secondo me è da prendere molto sul serio, un po' rispetto ad una critica sociale che ripete il mantra del tutto torna, no? Cioè della serie mettiamo tutto sotto questo gigantesco cappello della critica del capitalismo e quindi... rientra tutto e ci facciamo rientrare pure Tinder. Però per tornare un attimo a Tinder, che forse ha preso un po' troppo spazio in questa conversazione, volevo fare questa osservazione. Secondo me che in questa realtà troviamo
una ricapitolazione di tutto un percorso in cui il desiderio si è via via, diciamo così, allargato su una miriade di cose, a partire da un nucleo, no? Che probabilmente, se vogliamo stare un po' alla, appunto, torno a fare il vecchio freudiano, se vogliamo tornare alla, come dire, all'ultima istanza, è il sessuale. Detto ciò, è un'azienda basata sull'accumulazione di profitti. Aggiungo un altro slogan, no? Che spesso si sente in giro, che se è gratis il prodotto sei tu. Cioè, io penso che noi siamo, nel momento in cui siamo utenti di Grindr, siamo comunque dei creatori di valore. Quindi mettiamo a valore il nostro tempo, innanzitutto. Il tempo, che è una delle cose che abbiamo citato prima, cioè liberare il tempo. Ecco, quello lì cos'è? Tempo libero o è tempo produttivo quello lì? Certo, cioè, certo. Io mi chiedo se sia veramente tempo libero, tempo che io do a me, o tempo che in qualche modo... Sì, no, ma è chiaro che la dinamica c'è. Il lavoro che regalo, non so come dirti. C'è, come dicevo, è più forte su altre piattaforme, più forte su Instagram, lo stavo dicendo io. Dove in realtà noi producendo contenuti rendiamo la piattaforma più attraente e in più ci targetizziamo maggiormente per l'offerta. Ma anche Tinder, ma sì, ma sì, in parte sì, ma infatti va benissimo, non volevo dire che Tinder sfugge a queste dinamiche. Il tema però secondo me è che ci sono piattaforme diverse, da alcune uno si deve disiscrivere. Altre si prestano. Ma perché dobbiamo sempre lasciare questa cazzo di responsabilità all'individuo consumatore? Come movimento sociale scegliamo, capiamo che ci sono piattaforme che sono veramente terribili, altre dove secondo me c'è uno spazio, in realtà non è il problema dell'autenticità della relazione, ma non ci si pone, e altre che secondo me sono realmente possibilità di riconoscimento, di connessione, di creazione di cose comuni, che sia un qualcosa di artistico, che sia lotta di classe. Quando tu mi dici che selezionando le good practices, tipo, allora abbiamo già risolto, secondo me non è così, perché la questione è proprio che diceva lui del fatto che sono cose gratis, il prodotto su cui lo vedi veramente concretizzato in un livello quantitativo che diventa anche qualitativamente diverso. Cioè, se tu hai un business model o comunque un sistema economico che si basa su questa cosa, è chiaro che su Tinder non ci vai perché vuoi veramente conoscere qualcun altro, perché la piattaforma è fatta per autoalimentarsi, tu ci vai perché sei tu il prodotto che si sta vendendo e sei tu che vuoi narcisisticamente soddisfare il tuo bisogno di fare più match. Ci vai solo per quello. Il mio punto è quello. Sono stata a matrimonio, persone che sono conosciute su Tinder, ok, però il pensare che non è la tecnologia ma il uso che se ne fa è vero. E infatti io sono convinta che un comunismo di lusso userà la tecnologia ancora di più, non è un determinismo antitecnologico come quello di Heidegger o così, però è un pensare che dipende veramente dal modello economico che tu hai sviluppato, certo, con cui usi quella tecnologia. Cioè la tecnologia è al servizio di cosa? Del capitale e quindi di un sistema cefalo, o è al servizio delle persone?